Pace a te, anche oggi siamo insieme e grazie siano resi a Dio per la bella occasione che ci dà di condividere la, tua, la Sua parola. Prima che andiamo avanti, vi voglio parlare di quello che avevamo detto ieri mattina. Ti voglio passare i numeri di conto corrente, l'Iban, così stiamo più tranquilli e andiamo avanti. Ho detto ieri mattina che mancano circa 23.000 euro per chiudere quello che siamo arrivati fino ad oggi. È entro fine mese. Perciò se possiamo fare quello che sentiamo nel cuore, facciamolo prima possibile. Ti voglio dare il numero di conto corrente. Il numero di conto corrente postale intestato a parole di vita è 3125709, dove c'è scritto offerta, metti offerta tv. C'è anche la Postepei che puoi usare. 5333 17 11 07 62 38 41. Per altre modalità, puoi visitare direttamente il sito www.paroledivita.org/slash dona. C'è anche. Il sistema bancario che puoi usare il bonifico bancario anche per te che sei all'estero c'è il BIC slash SWIFT due punti B P P I I T R R X X questo è valido per l'estero invece per l'Italia c'è IT 53 A 07 6 0 1 1 5 2 7 volte 0 3 1 2 5 7 0 9 Il meglio è fare una foto sulla tv anche se sei all'estero puoi contribuire per sostenere quest'opera puoi anche inviare per dare materiale alle missioni per la nostra bella Italia. Se tieni a cuore l'Italia, noi stiamo collaborando con pastori, evangelisti, carceri, missione, Cristo è la risposta, perché desideriamo portare la parola di Dio in ogni casa, scritta e parlata, attraverso qualsiasi modo si può portare perché crediamo che la parola di Dio sviluppa la crescita spirituale, sviluppa la nuova vita dello Spirito nella nostra vita, porta salvezza. Continuiamo a leggere Liban, che non abbiamo finito. E puoi usare anche Paypal www.paypal.me parole di vita oppure utilizza il nostro indirizzo info chiocciolaparoledivita.org Per altre modalità visita www.paroledivita.org/dona. Se hai degli amici in Italia che vuoi fargli giungere la Bibbia, il Nuovo Testamento o del materiale per evangelizzare, telefonaci, manda l'indirizzo e noi facciamo giungere ai tuoi amici, ai tuoi parenti, a qualche missione che tu desideri. Se hai... Qualche missione preferita, qualche missionario, un evangelista, una chiesa, un fratello che desideri fargli arrivare il Nuovo Testamento, i Vangeli, i trattati per evangelizzare, li puoi ordinare da noi, mandaci l'indirizzo e puoi fare l'ordine, ci puoi chiamare oppure puoi fare, mandare un messaggio su Whatsapp. Il numero è 0975 372210. Puoi mandarli in qualsiasi parte del mondo. Telefonaci e noi gli facciamo giungere la parola di Dio. Se devi telefonare dall'estero devi mettere più 39 0975 75 37 22 10. Ripeto. 0975 37 22 10 basta mandare un messaggino di Whatsapp con l'indirizzo e noi gli mandiamo quello che tu chiedi bene il nostro unico scopo è quello di portare la parola di Dio ad ogni creatura questo dice la parola del Signore questo è il grande mandato in Matteo, in, in Marco 16, 15, leggiamolo e noi vogliamo fare pro proprio questo. Signore, grazie. Marco 16,15. Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Ogni creatura vuol dire ogni persona, gloria sia resa a Dio, noi vogliamo raggiungere insieme con te ogni creatura, leggiamolo un'altra volta. Andate, questo è un ordine del Signore Gesù, a noi e a te credente, a te cristiano, a te cristiana, andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura, gloria sia resa a Dio, questo dobbiamo fare insieme, perciò noi vogliamo collaborare con te, tu collabori con noi e facciamo questo, non c'è bisogno di andare personalmente se non possiamo, basta che gli facciamo arrivare il messaggio, l'altro modo di fare è quello che tu prendi i messaggi che ascolti e li invi via sms, via whatsapp o attraverso i social. Cerchiamo di raggiungere col Vangelo più creature possibili che diventino figli di Dio. Noi siamo tutte creature di Dio. Quando riceviamo Cristo nella nostra vita diventiamo figli di Dio, adottati nella famiglia di Dio. Perché Dio è spirito e lui cambia il nostro spirito, fa un innesto del DNA dello spirito di Cristo sulla nostra vita e rinasciamo, una rinascita spirituale. E lo Spirito Santo comincia a trasformare la nostra vita come il modello che Dio ha mandato l'ultimo Adamo, Gesù. Il nostro Signore Salvatore Gesù Cristo, il suo unigenito figlio, unico del genere. Che bello, è bello, è bello, gloria al Signore. Bene, date queste informazioni perché li devo dare per forza. Non mi piace parlare di soldi, però realmente quando sono obbligato pur di mantenere questa opera che ti possa raggiungere, possa raggiungere sempre più persone, è mio dovere dire quello che abbiamo bisogno e che insieme stiamo portando avanti. Vogliamo pregare il Signore insieme? Prega insieme con me. Signore, veniamo a te insieme con la sorella, col fratello, con l'amico, chiunque si trova per la prima volta ad ascoltare questo messaggio, veniamo insieme davanti a te. Siamo già davanti a te, ma noi desideriamo che tu operi nella nostra vita, nella nostra casa, nei nostri bisogni, nei nostri figli, nei nostri nipoti, nei nostri parenti, nella nostra città, nel nostro paese nella nostra regione, nella nostra Italia, nella nostra Europa, in tutto il mondo. Grazie siano rese a te, Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Nel Salmo 119, è il salmo più lungo che c'è, è il capitolo più lungo che c'è nella Bibbia, contiene 176 versi. È frazionato ogni paragrafo per la lettera alfabeta ebraica, come noi diciamo A, B, C, D, E, così ogni paragrafo è frazionato dalle lettere dell'alfabeto ebraico. Così li troviamo messi in ordine. Leggiamo il verso 1 del Salmo 119. Aleph è la prima lettera dell'alfabeto ebraico. Beati quelli che sono integri nelle loro vie, che camminano secondo la legge del Signore. Beati gli integri che camminano secondo la legge di Dio. Questo beato, beati, vale più dei soldi, vale più delle ricchezze, dell'oro e dell'argento che possiamo avere su questo pianeta. E infatti il salmista a più riprese parla di questo in questo salmo, anche altrove. Vale più dei soldi, perché la vera felicità è camminare, è seguire la parola rivelata di Dio. Leggiamo nel verso 14 dello stesso Salmo. Leggiamolo insieme. Gioisco, dice. Seguendo le tue testimonianze, vedi, la parola di Dio porta gioia, come se possedessi tutte le ricchezze. <ride> Grazie Signore, come le ricchezze. Gesù è la perla di grande valore, la parola di Dio. Gesù è la parola diventata carne, il contenitore dove la parola vivente camminava in mezzo a noi e dove la parola vivente alimentata dallo Spirito Santo cambia il nostro cuore perché è Cristo che parla direttamente al cuore. Gesù in una parabola dice proprio questo che quando noi incontriamo lui lui è la perla di grande valore leggiamolo insieme in Matteo 13:46 e trovata una perla di gran valore se ne è andato questo è un imprenditore intelligente ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comprata, bellissimo questo, pur di ottenerla. E beh, chiunque incontra il Signore fa proprio così. Per esempio, San Paolo nel capitolo 3 dell'epistola ai filippesi, nel verso 8 dice come ha fatto anzi dice a dire il vero ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di questa, gran, di, per, di questa grande perla di grande valore di Cristo Gesù mio Signore per il quale ho rinunciato a tutto, qui è la messa in pratica di quello che Gesù dice nella parabola. Anzi, io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Mettiamo insieme questi due versi, rileggiamo il 13,46. Ecco Paolo è un esempio pratico che agisce secondo la parabola che dice Gesù. Guardiamolo insieme. E Paolo, trovata la perla di grande valore, Gesù, se ne è andato. Ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comprata. Ora leggiamo insieme 3, 8. Paolo dice, anzi a dire il vero, io ritengo che tutte le cose che ho venduto, quelle che mi vengono proposte di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, io ho rinunciato a tutte quelle. Ma tutte quelle che mi vengono proposte per me sono come la spazzatura al fine di non perdere Cristo. Alleluia. Vedi, Gesù parla di cose fattibili, perciò lo puoi fare anche tu. Adesso hai compreso in pratica che cos'è la parabola della perla di grande valore. Paolo è uno che ha scelto la perla di grande valore, Gesù Cristo. Se non lo sapevi, adesso lo sai. Perciò se fai questa scelta, cambia tutta la tua vita. Guarda che Paolo non era uno stupido. Paolo aveva oltre la media dell'intelligenza e dell'istruzione. Grazie Signore. Avere Gesù come nostro compagno intimo sul nostro cammino sulla terra, per lui voglio perdere tutto il resto pur di non perdere lui. Questo dice Paolo. Non è teorico, la sua vita rispecchia esattamente quello che dice. Perciò non dobbiamo dire parole, paroloni e poi alla fine non facciamo. Dobbiamo seriamente così rileggiamo il verso 1 del salmo 119 dice così beati felici quelli che sono integri nelle loro vie che scegliamo di camminare così che camminano secondo che camminano secondo la legge del signore L'integrità viene richiesta da Dio. Infatti nel capitolo 17 della Genesi, nel verso 1, al nostro padre Abramo, padre della fede del quale tutti discendiamo, dice, sii sì, integro, cammina in mia presenza. Leggiamolo insieme. È molto importante sapere queste cose. Quando Abramo ebbe 99 anni, il Signore gli apparve e gli disse, io sono il Dio onnipotente. In parole diverse Dio sta dicendo, io faccio tutto quello che non puoi fare tu, ma tu devi camminare in mia presenza, insieme con me, e devi essere integro. Bellissimo questo. Rileggiamo il verso 1 del Salmo 119. Sorella, ci serve la parola per interiorizzarla e scegliere di fare così. Leggiamolo un attimo. Beati quelli che sono integri nelle loro vie, che camminano secondo la legge del Signore. Dobbiamo interiorizzare la sua parola. Nel verso 72 ripete che vale più delle ricchezze di questo mondo. Leggiamolo. La legge della tua bocca per me vale più di migliaia di monete di oro ed argento. Massaccia. Bellissimo. Interiorizzare i suoi principi è un tesoro un patrimonio ben custodito dal cuore, che vengono trasferiti nel cielo. Bellissimo. Ciò che noi facciamo col cuore è qui. Il Signore trasferisce quello che facciamo nel cielo per noi. Gloria si è resa a Dio. In Matteo 6,20 dice così: Ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove i ladri non scassinano né rubano. Bellissimo, vogliamo leggerlo un'altra volta? Sorella, fratello, facciamoci tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassinano né rubano. È un tesoro che abbiamo nel cuore e Dio sorveglia su di essi. Nel cuore e vengono conservati per noi nel cielo e ci ricevono quando noi andiamo quando andiamo troviamo quello che abbiamo spedito ci servirà come premio per l'eternità insieme con il Signore che sei grande Signore Leggiamolo insieme in Luca 16, 9. Gesù ci istruisce riguardo fino all'eternità. E io vi dico: fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste, cioè quelle che abbiamo qui che dobbiamo lasciare. Utilizziamoli per il meglio, per l'avanzamento del Regno di Dio, perché quando esse verranno a mancare, quelli vi ricevano nelle dimore eterne. Qui ci insegna come ci dobbiamo comportare con i soldi. Questa mattina pensavo al satellite che dobbiamo mettere e aprire subito, appena ci danno la risposta, perché Dio lo vuole. Sull'Australia stiamo cercando le piattaforme sottostanti per farne poi la distribuzione sul digitale terrestre. E stiamo aspettando questo. Ci hanno chiesto 6.500 euro e mi veniva in mente quello che da un poco di tempo non stavo facendo, perché come d'abitudine quando ho incominciato questa opera e ogni volta che abbiamo aperto nuovi canali, il primo mese... Lo voglio pagare io. E così cominciamo a pensare, beh, è arrivata l'ora di prendere 6.500 euro dei miei e pagare il primo mensile per l'Australia. Perché sono abitudini buone che noi prendiamo quando investiamo nell'opera del Signore. Perché come dice la parola del Signore, rileggiamo il verso, esse ci aspetteranno lì, qui 6.500 euro finiscono, però io me li trovo lì. E io vi dico, fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste, perché quando esse verranno a mancare, quelli vi ricevano nelle dimore eterne. Ci dobbiamo comportare con i soldi per evitare di cadere nella trappola di innamorarci dei soldi. Noi dobbiamo saperli usare e non ci dobbiamo affezionare troppo, dobbiamo essere degli amministratori seri davanti al Signore perché molti che si sono affezionati hanno fatto una brutta fine spiritualmente. Perciò noi dobbiamo evitare di cadere nella trappola di innamorarci dei soldi, perché poi ci sarà sempre guerra, discussione in casa, discussione con gli amici, dovunque trattiamo, siamo una vera e propria difficoltà perché l'avarizia è radice di ogni male. In primo Timoteo 6,10 ci avvisa di stare attenti. Per stare attenti vuol dire che noi dobbiamo determinare ciò che serve per l'opera del Signore, ciò che serve per vivere, ma ogni cosa deve essere coordinata con saggezza secondo dice la parola di Dio. Leggiamo insieme. Infatti l'amore del denaro è radice di ogni specie di male. Quante discussioni ci sono nelle famiglie oggi perché per i soldi, per i soldi, per i soldi. E alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. C'è una favola che si racconta da noi. I discepoli dicevano quando Gesù è una favola, però è una verità che si vive. Si dice che i discepoli dicevano, oh adesso che te ne vai sarà come un lutto, non ti vediamo più, come facciamo? E il Signore sorridendo come lui sapeva fare spesso, perché il Signore parla, parla molte volte anche in un modo per farci sorridere, gli ha detto, ha detto ai discepoli, non vi preoccupate. C'è un'altra cosa che vi propone il diavolo, mammona, Mammona vi, fe, vi, fa, vi fa dimenticare subito di me. Hai capito che cosa sto dicendo? Se noi non amministriamo bene quello che il Signore ci dà, c'è Mammona che ce li fa spendere in altre direzioni e non facciamo né la volontà di Dio, ma facciamo la volontà del diavolo, perciò noi dobbiamo dire seriamente, questi sono per me, questi sono per il Signore, questi sono per me e questi sono per qualcuno che devo aiutare lungo il percorso del mio cammino. Così manteniamo l'equilibrio, ci vuole impegno perché i soldi, se li sappiamo gestire, tutto il resto funziona bene. Ma se ci lasciamo trasportare sui soldi, e il Signore lo sa, perciò ci avvisa di stare attenti. Rileggiamo 1 Timoteo 6:10. Stai attento sorella, stai attento fratello, perché cadi anche tu. Ci sono caduti tanti, ci cadi pure tu. Infatti l'amore del denaro è radice di ogni specie di mali e alcuni che si ci sono affezionati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. Nella nostra programmazione l'opera del Signore deve essere al primo posto. La riflessione che mi ha ricordato questa mattina il Signore è che appena arriva la risposta dell'Australia, io mi devo preparare per mettere 6.500 euro nella cassa di parole di vita e fare il bonifica attraverso parole di vita. Cioè devo prendere 6.500 euro, se tanto è la spesa, e devo metterli come offerta in parole di vita. Sì, perché quando noi amministriamo bene le cose del Signore, Lui ci provvede, impariamo queste cose. I 6.500 euro vengono cambiati in valuta celeste, ma una parte ci viene data anche qui per vivere. Non sono gli stessi, ma Dio trova il modo come farci vivere. Guardiamo come lo dice bene in Marco 10:30. Noi credenti dobbiamo sapere queste cose, le dobbiamo applicare nella nostra vita e quando le applichiamo abbiamo dei riscontri che veramente è così. Leggiamolo insieme. Il quale ora, mettici il verde sopra, il quale ora? In questo tempo non riceviamo cento volte tanto case, fratelli, sorelle, madri, figli, campi insieme a persecuzioni e nel secolo avvenire la vita eterna con i doni che ci ricevono quando andiamo. Per capire meglio leggiamo il verso 29, così abbiamo chiaro in mente di che cosa stiamo parlando. Gesù disse, in verità, in verità vi dico, non vi è nessuno che abbia lasciato, dato qualcosa per l'opera del Signore, casa o fratelli o sorelle o madri o padri o figli o campi, o ca a causa mia e a causa del Vangelo. Vai avanti col verso 30 e metti il, metti il verde sul quale ora. In questo tempo non ne riceva cento volte tanto. Case, fratelli, sorelle, madri, figli, campi insieme a persecuzioni e nel secolo a venire la vita eterna. Ora, questi ci ricevono in gloria. Rileggiamo Luca 16, 9. Così sappiamo in che posto li mettiamo. Io vi dico: fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste, perché quando esse verranno a mancare, quelli vi ricevano nelle dimore eterne, nella vita eterna. Mettici nelle dimore eterne un bel verde sopra per cortesia. Io ci credo, perciò lo faccio. Nella vita eterna vuol dire... Rileggiamo Marco 10.30. Ora non ci manca nulla, abbiamo di che vivere, il quale ora in questo tempo non riceviamo cento volte tanto, case, fratelli, sorelle, madri, figli, campi insieme a persecuzioni e nel secolo a venire la vita eterna, moltiplica un po', come il Signore ci benedice, la vita eterna. Il salmista insiste sul fatto che vale più dei soldi e dei beni materiali. Guardiamo nel Salmo 119 e leggiamo insieme il, il verso 127. Abbiamo letto il primo, il 14, abbiamo letto il 72 e ora leggiamo il 127. Perciò dice, io amo i tuoi comandamenti. Dell più dell'oro, più dell'oro finissimo, di tanti carati. Che è uscito qualche oro che ha più carati possibili? La parola, de... leggiamo un'altra volta, la parola del Signore dentro la nostra vita, nel nostro cuore, vale più dell'oro, più dell'oro finissimo, di altissima qualità. <ride> Ma che tremendo questo salmista, quando sei grande Signore. Gesù è la, perla, è la parola incarnata, ci rivela la sua affezione per la parola scritta. Gesù è la parola incarnata, però... Verso la parola di Dio ci teneva molto, per lui era preziosissima. E infatti quando il diavolo voleva attaccarlo, la parola per lui era la spada a due tagli. Leggiamo in Luca 4.4. Loro non ti difende, ma la parola di Dio sì. Gesù gli rispose, sta scritto non ti pane soltanto vivrà l'uomo. E in primo Pietro 1 Pietro 1.16 dice, poiché sta scritto, siate santi perché io sono santo. Di che dobbiamo essere come lui vuol dire? Questa è un'opera che compie lo Spirito Santo. Perché Gesù ci teneva tanto per la parola di Dio? Perché lui era pieno di Spirito Santo e lo Spirito Santo ci santifica, mette sentimenti selezionati, puri nel nostro cuore e ci fa scartare attraverso la sua luce quelli che non sono buoni. Gesù era pieno di Spirito Santo, perciò amava la parola di Dio. Leggiamo in Luca 4.1, dice Gesù nella potenza dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci dà potenza. Gesù pieno di Spirito Santo ritornò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto per 40 giorni, dove era tentato dal diavolo. Lo Spirito Santo gli dava la sostanza per combattere. Gesù era vero uomo e vero Dio, come vero uomo aveva bisogno dello Spirito Santo, eppure gli apostoli avevano bisogno e anche noi. Infatti, in Atti capitolo 4 verso 8, Pietro, come Gesù, era pieno di Spirito Santo. Pietro, pieno di Spirito Santo, disse a loro, capi del popolo e anziani, che cosa combina lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo prende un pescatore, lo fa diventare istruttore, dei capi del popolo, di coloro che amministrano la legge di Dio. Rileggiamolo un'altra volta. Pietro, pieno di Spirito Santo, disse loro, dice ai capi del popolo, istruttori della parola di Dio, maestri, professori, Pietro diventa l'insegnante loro. Alleluia, gloria al Signore. Lui sa che la santificazione è opera dello Spirito Santo. Quando noi facciamo spazio nella nostra vita allo Spirito Santo, Lui ci santifica. San Paolo, San Pietro stavano insieme, vivevano la vita comunitaria di fede ispirati dallo Spirito Santo dicono la stessa cosa. In 1 Tessalonicesi Paolo dice la stessa cosa, 1 Tessalonicesi 4 verso 3, perché questa è la volontà di Dio per me, per te. Oggi lo dice a te e a me, che noi ci dobbiamo santificare e ci dobbiamo astenere dalla fornicazione. Possiamo vedere anche nel verso 4 cosa dice. Che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e onore. Noi dobbiamo mantenere una vita equilibrata davanti al Signore. Con lo Spirito Santo ci riusciamo, senza non ci riusciamo perché il Signore vuole che noi dobbiamo essere santificati, anima, spirito e corpo e anche la nostra mente, perché Lui ci ha fatti e Lui ci aiuta ad essere così quando noi desideriamo mettere in pratica la sua parola. Egli ci santifica, anima, spirito e corpo. Leggiamo capitolo 5, verso 23 di primo Tessalonicesi. Signore sei grande. Il Dio della pace, che abbiamo fatto pace per mezzo di Gesù Cristo, ci santifica Egli stesso completamente l'intero essere nostro, la mente, lo spirito, l'anima e il corpo, per essere conservati, irreprensibili, fino a che lui ritorna per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Ci dice come, in Atti capitolo 2, verso 38 e 39 dice che ci dobbiamo ravvedere per avere questo privilegio. Ravvedere vuol dire dobbiamo tornare a Dio, lasciare la vecchia vita e seguire le nuove direttive della parola di Dio. E ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati. E voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Perché per voi è la promessa, per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani fino al ritorno del Signore, per quando il Signore Dio nostro ne chiamerà per lungo tempo appresso, dice un'altra versione. Il Salmo 119 verso 1 ci ripete, beati quelli che sono integri nella loro, nelle loro vie, che camminano secondo la legge del Signore. Vale più dei soldi, abbiamo detto, ma non si compra con i soldi. C'era un tizio, un mago, che voleva pagare con i soldi i doni spirituali. E perciò se abbiamo questo in mente, che pensiamo di poter pagare e viviamo la nostra vita disordinata, non funziona. Guardiamo. In Atti 8, 18 e 19 Simone era un mezzo mago, vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli veniva dato lo Spirito Santo, offrì loro del denaro dicendo date anche a me questo potere affinché colui al quale imporrò le mani riceva lo Spirito Santo. Ma Pietro disse, leggiamo il verso 20, ci sono tante idee strane nelle persone, noi dobbiamo seguire quelle che dice Dio. Ma Pietro gli disse, e lo dice a noi questa mattina, il tuo denaro vada con te in perdizione perché hai creduto di poter acquistare con denaro il dono di Dio. Nel verso 22, dice quanto è grave pensare così. Ravvediti dunque di questa tua malvagità e prega il Signore affinché, se è possibile, ti perdoni il pensiero del tuo cuore. Signore aiutaci, Signore aiutaci, Signore aiutaci. Bene, dice perché serve anche a noi questo. Sì, sì, dobbiamo essere anche noi così. Signore aiutaci questa mattina. Nel Salmo 119, verso 14. Gioisco seguendo le tue testimonianze, come se possedessi tutte le ricchezze. Bellissimo questo. In Matteo 13:46, Gesù è la perla di grande valore. Te li voglio ricordare queste cose. E trovata una perla di gran valore se ne è andato e ha venduto tutto quello che possedeva per... e l'ha comprata. Abbiamo letto che cosa ha fatto San Paolo in Filippesi 3, 8: Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, la perla di grande valore. Mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto, io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Il salmista continua perché è un uomo ripieno dello Spirito Santo. Leggiamo nel verso 162 del Salmo 119. Gioisco della tua parola come chi trova un grande bottino. <ride> Il più grande tesoro è nella parola che produce gioia che fa ridere a crepa pelle e provoca da sembrare ubriachi, esilaranti. Leggiamo insieme in Atti 2:13. Ma altri li deridevano e dicevano: Sono pieni di vino dolce. Anche nel più antico libro della Bibbia, Giobbe, perché lo Spirito di Dio non è cambiato, non era battezzato nello Spirito Santo, ma aveva in sé in quel corpo lo Spirito Santo, perché era un uomo integro davanti a Dio. Giobbe nel, nel, nel libro suo, nel capitolo 32, verso 19, dice che nel suo intimo, ecco il mio intimo, è come vino rinchiuso, è simile a otri pieni di vino nuovo, <ride> dolce, che stanno per scoppiare. Lui sentiva la gioia della presenza di Dio nel suo intimo. Questo è Dio, è dentro, non lo vediamo come non vediamo la nostra vita. Lo Spirito di Dio non lo vediamo perché noi non vediamo il nostro Spirito. Ma c'è. Nel mio intimo si dice vino, ma pieni di vino. Perché il vino e il divino sono quasi abbinati? Quando si dice vino o oh divino, divino ci trasporta subito, ci conduce alla divinità, che è la dolcezza dello Spirito Santo. Hai mai pensato vino divino? Perché lo Spirito Santo porta la dolcezza divina nella nostra vita. Come dice in Tessalonicesi 5:18, il vino porta la dissolutezza, ma lo Spirito Santo porta la gioia. Leggiamo, perciò Paolo dice... Siate pieni di Spirito Santo. Primo Tessalonicesi 5:18. In ogni cosa, re... no, eh, Efesini 5:18. Siate pieni, di, si, siate pieni di Spirito Santo. Non ubriacatevi di vino che porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito, siate ripieni dello spirito di divino, dello spirito divino, non vino ma divino. Conduce alla divinità e la dolcezza dello Spirito Santo. Ma questo non dobbiamo essere superficiali, deve essere fatto col cuore. Questo ci consiglia la parola del Signore. Rileggiamo il Salmo 119 verso 1 e 2, così riassumiamo quello che stiamo dicendo. Beati quelli che sono integri nelle loro vie, che camminano secondo la legge del Signore. Beati quelli che osservano i suoi insegnamenti, che lo cercano, puoi mettermi il verde con tutto il cuore. Noi dobbiamo essere seri quando andiamo a Dio, con tutto il cuore. A Dio sia la gloria. Che vuol dire? Con tutto il cuore vuol dire con tutto l'intelletto, con tutta la volontà, con tutte le nostre emozioni. Nel verso 7 continua dicendo che porta dolcezza, ti celebrerò con cuore retto, imparando i tuoi giusti decreti. La vera adorazione è basata sulla conoscenza della parola. Gesù la parola dice come dobbiamo adorare. Se noi non conosciamo la parola non sappiamo come dobbiamo adorare Dio. Gesù è la parola. Ed ora ci dice come dobbiamo adorare. Poiché Dio è spirito. E i veri adoratori lo adoreranno in spirito e verità, dovunque ci troviamo, senza statue, senza immagini, perché in questo tempo si fa così. Leggiamo Giovanni 4, 23 e 24. Gesù che ci parla. L'ora viene, è già venuta, questo è il tempo, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e in verità, perché il Padre cerca... Tali adoratori. Il Signore ti vuole così, sorella. Fratello, il Signore ti vuole così. Non devi inchinarti davanti alle statue, non devi mettere altre cose davanti, che si interpongano tra te e Dio. Né i soldi, né la ricchezza, né i vizi, né le statue, nessuna cosa deve avere il primo posto. Leggiamo il verso 24 perché Dio è spirito e quelli che lo adorano, bisogna che lo adorino in spirito. Dobbiamo elevare il nostro spirito in fede verso di lui, è verità, dobbiamo essere sinceri vuol dire. Salmo 119, 10 e 11, leggi questo salmo. Sono pochi, 176 versi ti arricchiscono. Ti ho cercato con tutto il mio cuore, non lasciare che mi allontani dai tuoi comandamenti. Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Sì, perché quando facciamo qualcosa che è contraria alla parola di Dio, la parola di Dio dentro di noi dice non lo fare, questo è peccato, oppure ci dice farlo perché questo piace a Dio. Perciò dobbiamo conservare, interiorizzare, mantenere costantemente la parola di Dio nel nostro cuore. Rileggiamo questo verso. Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te, per non fare quello che dispiace a te e per fare quello che piace a te, in parole diverse. Il mio motto te lo voglio ripetere. Signore, fammi fare quello che piace a te e non farmi fare quello che non piace a te. E così, camminando col Signore, Vediamo la nostra vita che cambia. È un motto semplice, facile, lo possiamo fare perché molti lo hanno fatto nella Bibbia. Abbiamo visto San Paolo e lo puoi fare anche tu, lo posso fare anche io. Decidiamo oggi di cominciare seriamente. Vogliamo ringraziare il Signore per la sua parola. Leggiamolo insieme e preghiamo insieme. Signore, veniamo a te e ti ringraziamo perché tu ci dai direttive che ci aiutano a camminare secondo il tuo desiderio. E tu approvi il nostro cammino quando camminiamo così. Ti prego per la sorella, per fratello, per l'amico, per l'amica, per colei, per colui che la prima volta ascolta questo messaggio. Metti nel suo cuore il desiderio di entrare nella tua parola, leggerla, meditarla, interiorizzarla e viverla perché tu desideri che noi viviamo secondo i principi della tua parola, perché i tuoi insegnamenti non sono gravosi, sono facili da portarli a destinazione. Signore, benedici la sorella, benedici il fratello. Benedicici insieme, benedici chiunque ascolterà questo messaggio, dovunque viene trasferito, dovunque viene mandato, dovunque viene condiviso. Signore, accompagna la tua parola con la presenza del tuo Santo Spirito, che continui a parlare ai cuori sinceri che desiderano camminare con te. Amen, amen, amen. Prendi nota dove abbiamo letto fai una foto sulla TV. Beati gli integri che camminano secondo la legge di Dio. Salmo 119:1, 119:14, Matteo 13:46, Filippesi 3:8. Salmo 119:72, Matteo 6:20, Luca 16:9. Primo Timoteo 6,10, Marco 10, 30, Salmo 119, 27, Luca 4, 4, 1 Pietro 1,16, Luca 4, 1, Atti 4,8, 1 Tessalonicesi 4,3, 1 Tessalonicesi 5, 23, Atti 2, 38 e 39, Atti 8, 18 a 22, Salmo 1. 119,14, 119,162, Atti 2,13, 13, Giobbe 32 19, Salmo 119 1 e 2, Salmo 119,7, Giovanni 4 23, 24, Salmo 119 10 e 11. Rileggiamo il verso 11. Io ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Alleluia, alleluia, alleluia. Dio piacendo, ci vediamo stasera alle ore 20 per il culto di adorazione. E questa sera... Il Signore ha preparato delle direttive speciali per camminare con Lui, un consiglio speciale per te, come camminare col Signore e come coordinare la tua vita nei principi che vengono dalla parola di Dio. Dio ti benedica tanto, tanto, tanto. Ti voglio far ripassare, così in breve, il numero di conto corrente. Così non mi sentite più parlare di il numero di conto corrente postale 3125 709, indestato a parole di vita. A causale dove c'è scritto causale metti offerta a tv. Puoi usare la Poste Pay. Il numero è 5333. 17 Per altre modalità visita www.paroledivita.org slash dona. Puoi fare un bonifico bancario dall'Italia e dall'estero. Basta fare una foto. Sulla tv ti lasciamo un po' di spazio per poterla fare. Puoi chiamare qualche giovane se sei, se sei anziano e non riesci a farla, qualche nipote, qualche figlio. Puoi usare anche Paypal www.paypal.me slash parole di vita. Oppure utilizza il nostro indirizzo info chiocciolaparoledivita.org. Per altre modalità, visita www.paroledivita.org Il Signore ti benedica abbondantemente in tutto quello che fai per questa opera. Ma come abbiamo letto, tutto quello che tu fai, il Signore lo trasferisce per te e ti aspettano i valori presenti e futuri. Dio ti benedica, ci vediamo stasera. Pace e buona giornata.